frase che mi piace molto e dice esattamente così: le mezze misure sono per le mezze persone. Bene e benvenuti su Amore Imperfetto. Se non conosci questo canale, Amore Imperfetto vuole darti gli strumenti giusti per comunicare meglio con te stesso e con gli altri, per la crescita personale. Trattiamo argomenti relativi alla comunicazione e alla psicologia. Allora, che cosa vuole il genio che fa orbiting? Vi dico subito che questo sarà un video molto breve, perché io sono abituata a dare il giusto valore alle cose e soprattutto vorrei trasmettervi questa skill. La maggior parte delle persone che fanno orbiting sono di sesso maschile, ma esistono anche delle persone che lo fanno e sono di sesso femminile. È un'attività di spionaggio, diciamo amichevolmente, sui social o comunque su tutti i dispositivi che consentono di aprire una finestra sulla tua vita privata e sui contenuti che tu vuoi rendere pubblici ad amici e conoscenti. Sappiamo tutti che i social sono anche un eventuale canale di conoscenza, quindi che ci aprono una finestra sul mondo e su quelle zone che magari fisicamente non possiamo raggiungere e di conseguenza possono metterci in contatto con tante persone. Voglio dirvi subito una cosa: gli orbiter o comunque le persone che svolgono questa attività non necessariamente sono persone a voi sconosciute, possono essere persone a voi sconosciute di persona, ma possono anche essere persone con le quali voi avete avuto un approccio o una conoscenza light di persona e che quindi dopo, svogliati da quello che li impegnerebbe la vita reale, si dedicano a questa attività, diciamo così, da mente sottosviluppata. Le mezze misure sono per mezze persone. Che cosa significa? Significa questo: le persone che fanno orbiting puntano tutto sull'orgoglio e sull'ego della persona alla quale rivolgono questa loro attività. Loro cercano di creare uno stimolo affinché sia tu ad incuriosirti ed in effetti poi sei tu a fare tutto. Innanzitutto voglio farti ragionare su una cosa: le persone sono curiose, quindi chi fa orbiting per una questione semplicemente di ego lancia tanti ami nell'etere, cuori, like, frasettine oppure guardare semplicemente le storie, vuole fare sentire la sua presenza, ma non perché vuole avvicinarsi a te, perché vuole creare in te una reazione in tal modo che tu vada verso di lui, un po' come una banconota finta viola appoggiata a 3 metri di distanza da me, che magari senza occhiali potrei scambiarla per una banconota da 500. Chiaramente io non sto ad aspettare che la banconota venga verso di me e non potrebbe farlo, ma sono io che vado a scoprire se c'è qualcosa di prezioso. Ecco come funziona la nostra mente: non accetta le gestalt aperte. Di conseguenza, se una persona ogni tanto si fa viva con delle attività veramente inutili, fa nascere in te la curiosità e il pensiero che però potresti interessargli. Tu hai delle aspettative rispetto ad una persona alla quale credi di interessare, perché in fin dei conti è stato lui per primo, o magari non è stato lui o lei per prima, però continua ad esserci, quindi non ti dai spiegazione. E che cosa farai prima o poi? Sarai tu a chiedergli di uscire, sarai tu a proporgli qualcosa. Ed ecco che il genio è riuscito anche oggi a portarsi a casa la pagnotta per l'ego e a farti fare qualcosa che per lui era solamente un giochino per vedere se tu abbocchi e sei ancora disponibile. Ora, il gioco è abbastanza da minus abens, è abbastanza semplice, fondamentalmente più o meno diverso nelle varie situazioni, ruota sempre intorno a questo meccanismo. Però adesso vorrei farti riflettere su una cosa, perché è normale se tu ci sei rimasta male o rimasto male, perché magari pensavi che questa conoscenza più o meno eterea potesse svilupparsi in qualcosa di più. Ricordati una cosa: i piccoli gesti ci parlano delle persone. E ricordatene anche un'altra: il buongiorno si vede dal mattino. Una persona che fa fatica a fare qualcosa in più che non sia un like o un cuoricino, pensa come può essere davvero e soprattutto nei momenti importanti. Non credo che tu ti accontenti così poco. Un abbraccio, amatevi e lasciate stare questi geni. Alla prossima!